Sì, hai detto bene Massimo, diffidato quindi salterà il match infrasettimanale contro la Spal. Riccardo, fino all'episodio del rigore il Pescara almeno teneva bene il campo, poi un tracollo, tu da capitano cosa ti senti di dire? Ma sicuramente ci hanno messo sotto a livello di intensità e al primo tempo ci eravamo accorti che qualcosina non andava, siamo entrati in campo e il secondo gol ci ha spezzato le gambe. Sicuramente bisogna migliorare sotto l'aspetto dell'intensità, perché oggi veramente c'era tanta distanza tra attacco e centrocampo, c'era un buco grande, eravamo noi quattro difensori col play con le mezzali molto alte e loro ci riuscivano a mettere in mezzo, c'erano sempre palla libera. Chiaramente ci hanno messo in difficoltà, qualcosa è andato storto sicuramente. Rispetto al piano partita o proprio rispetto, chiaro che tu non puoi parlare delle scelte, ma rispetto alle qualità dei giocatori in campo, alle caratteristiche? No, il mister vuole uomo contro uomo, andare in avanti, come dici te, almeno all'inizio ci stavamo provando, poi abbiamo perso un po' i riferimenti e loro erano molto bravi con queste quattro punte, con De Sogus che veniva sotto, con Udo e che allungava, Spina si buttava sempre quando provavamo a fare la linea alta. È stato difficile perché abbiamo tenuto tante palle libere, quando hai tante palle libere è dura. Ti chiedo anche se secondo te, che lo abbiamo chiesto anche a Zeman, il Pescara ha sofferto anche un po' la fisicità dei tre in mezzo, tre centrocampisti del Gubbio, poi magari il duello tuo con Udo è stato anche lì un duello molto fisico, nel primo tempo hai anche avuto la meglio, poi nel secondo tempo è successo di tutto. Sì, sapevo che Udo era un grande attaccante, me lo ricordo, cioè un bel attaccante per la C, comunque pure all'andata me lo ricordo, ha giocato molto bene, ha preparato la partita così, al primo tempo è riuscito a tenerlo, al secondo tempo troppi spazi, poi ce ne arrivavano tutte le parti e qualcosa dovremmo correggere in settimana. Sicuramente dopo tre vittorie questo è un passo falso importante, dobbiamo subito rimetterci sulla retta via. Sulla fisicità dei tre, Bumbu, Mercati e Casolari? È chiaro che noi oggi eravamo tre piccolini, magari il mister aveva letto di riuscire a palleggiare meglio di loro, evidentemente la partita con la pioggia è stata molto fisica e quindi ci hanno messo pure un po' sotto a livello fisico. Forse l'unica nota positiva di una serata da cancellare immediatamente è che anche il Perugia ha perso il terzo posto, resta lì a tre punti, ora però c'è il Gubbio insieme con il Perugia. Sì, ma è importante quando uno cade di rialzarsi più forte di prima, siamo un gruppo giovane, lo sapevamo che di avere magari qualche alto e qualche basso. Ci abbiamo subito rimettere con la testa sotto, mi dispiace soltanto che mi porta avanti questa diffida da tanto e l'ho presa proprio adesso, che serviva magari un po' di cattiveria, un po' di carisma nella prossima partita. Ecco, soprattutto perché anche Zeman ha detto che Pippo Pellacani, che oggi non ha dato la disponibilità per giocare, sai più o meno cosa ha fatto? Ah, non lo sapevo, vabbè, sicuramente rientra dal menisco, che io ci sono passato prima di lui, non è facile perché il ginocchio va sempre stabilizzato, bisogna fare tanta forza, quindi magari ancora non sta al 100%, sono sicuro che quando rientra al 100% ci darà una grossa mano. Studio per Riccardo Brosco, che all'auricolare vi ascolta. Sì, prima di una domanda di Gianluca, io sintetizzo il pensiero molto chiaro di Brosco, sono mancati filtro e compattezza. Gianluca. Ciao, buonasera. Ti volevo chiedere come mai, ho chiesto pure al mister Zeman, come mai tutti questi errori di attenzione, oltre la partita, cioè ci può stare di perdere, però sono tutti singoli gol presi per disattenzione. Sicuramente il secondo gol soprattutto oggi c'è stato qualcosa che non è andato, perché Di Pasquale stava male con la schiena, non c'era nel reparto, c'è stata questa palla lunga, il taglio dell'esterno opposto, non c'è stata comunicazione tra di noi e quello sicuramente è un errore grosso che si poteva evitare, quello sicuramente è stato un errore, come dici tu, di attenzione e dobbiamo migliorare su questo.